L'anno scorso abbiamo ricevuto Mario Sgalambro per il libretto Io per la musica l'offerta di scrivere un'opera su Bernardino Telesio, il famoso filosofo cosentino del XVI secolo. I committenti, il comune di Cosenza e il Teatro Arrendano, dove abbiamo debuttato il 6 maggio di quest'anno. Ora, dovendomi occupare della regia, decisi insieme ai miei collaboratori, fu un azzardo, di mettere in scena un'opera olografica, la prima opera olografica. È stata un'esperienza affascinante, anche se non facile come ogni inizio. Il pubblico, che stazionava dopo ogni recita fuori dal teatro, si rimbalzava questa domanda che era ogni sera la stessa, e cioè chi erano gli ologrammi e chi gli umani? Ognuno diceva la sua. Qualcuno diceva che l'attore che interpretava Telesio era assolutamente vero, mentre i danzatori erano degli ologrammi. In realtà tutti erano ologrammi, il palcoscenico era completamente vuoto. Gli unici reali erano il direttore e l'orchestra che stavano in buca. Questa nuova tecnologia simula la tridimensionalità, per cui si ha la sensazione di vedere esseri veri, ma è un'illusione. Vi devo dire che non potendo riprodurre su uno schermo televisivo l'effetto straniante degli ologrammi, ho deciso di adattare le immagini originali in post-produzione per il DVD dell'opera. E vi devo anche dire che quello che voi state vedendo è la mia immagine, è un piccolo giochino che sto facendo, riflessa attraverso lo specchio e con l'iPhone. Adesso potete vedere la mia immagine diretta. Saluti.